terza e quarta modalità per scoprire quelli che sono i nostri valori più profondi. Nei video precedenti ho accennato intanto alla modalità più semplice in assoluto, vale a dire mi chiedo che cosa è veramente importante per me nella mia vita, e la domanda successiva sarà che cosa deve succedere perché il valore famiglia piuttosto che lavoro o relazioni si intenda soddisfatto. Nella seconda modalità invece ripenso alle esperienze più significative che ho vissuto e che hanno lasciato un segno in me. Scoprirò che dietro ogni esperienza si nascondono uno o più valori sottostanti. Oggi invece voglio condividere con te due modalità che sono state anche confermate dai miei amici social. Il 16 gennaio del 2018 avevo pubblicato un post con questa domanda: come fai a stabilire quali sono i tuoi valori? Sono giunti tantissimi contributi e oggi voglio riprenderne alcuni che indicano appunto altre due modalità. La prima ci viene indicata sia da Andrea di Pescara che Ignazio, membro della nostra community, i quali suggeriscono una modalità semplicissima ma allo stesso tempo non scontata, ovvero analizzare le azioni che compiamo giornalmente e scopriremo che dietro si nascondono i nostri veri valori, che appunto sono quelli dimostrati e non semplicemente professati. La seconda modalità è molto sofisticata e profonda e ci viene offerta da Alessandro di Verona, noto imprenditore, il quale scrive: ti immagini adulto, arrivato, felice. In pratica immagini come vorresti essere al meglio di te stesso. Poi chiedi a questo te quali siano i valori in cui crede e che hanno contribuito a farlo arrivare fin là, così felice, così realizzato. Spesso hai la risposta. A questo punto hai almeno quattro modalità per scoprire quelli che sono i tuoi valori più profondi. Non ti resta che provare, non fosse altro perché i valori ci danno la vera dimensione del valore di una persona. Se il video ti è piaciuto ti invito a condividerlo, così come ti invito a partecipare gratuitamente agli incontri tematici della nostra community di persone di valore. Ciao!